Allora, questo è il filetto che abbiamo ricavato per fare la nostra tartare. Come lo vogliamo conservare? A filetto intero? Oppure vogliamo già farlo a tartare e lo congeliamo? Così ce l'abbiamo subito pronto ad utilizzare. Io farei così. Quindi prendo il filetto, lo prendo qua e comincio a fare la tartare. Quindi guardate, vedete che carino, che bello così? Vado. Questo, anche questo colore, perché non è trattato. Guardate, vedete che bello? Così, guardate il bel colore che c'ha all'interno, vedete? Guardate. Bello, così. Lo facciamo a tartare, più piccolo possibile, così, perché non deve essere troppo grande. Eccolo qua. Poi, quante porzioni sono? Due porzioni, tre porzioni? E adesso, a secondo di quello che abbiamo pensato, la porzione che facciamo? Sono 100 grammi di pesce? Perfetto, di tonno. Allora, ok, perfetto. Così metto dentro la mia bustina, apro le bustine per mettere a congelare le cose, che c'è anche voi. Poi, aspettate, lavo le mani, chiudo così. Poi, che faccio da forno? Lo schiaccio bene bene, perché così il freddo arriva prima e più, è poco spesso, e lo metto nel mio congelatore. Quindi ho la mia porzione di tartare che non avrà problemi con la Misakis. Ok, mettiamo qui. Io pure ho tanta roba dentro, e niente. E questa è la nostra tartare che ci mangeremo fra 4 giorni. Oggi iniziamo con una bella tartare di tonno, ma fatta in un modo un po' stravagante. Allora, tonno che ho decongelato in frigorifero, l'ho surgelato, così evitiamo qualsiasi problema di batteri, anisakis e altre cose. L'ho tenuto per 4 giorni nel congelatore, a meno 18. Salsa di soia, limone, cipolla rossa, peperoncino, menta e olio extravergine d'oliva. Allora, quindi che cosa faccio? Prendo il tonno, che già ho tutto quanto fatto a pezzettini, a dadini, piccolini così, mamma mia che buono, profumato, qui. Poi, a parte, che cosa facciamo? Facciamo una salsetta con questa salsa di soia, veloce, 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 guardate, limone, così, bello, così, bello, la menta fresca. Oggi questa qua è una ricetta velocissima. Che musichetta. Coltello di ceramica, così non diventa nera la nostra menta. Perfetto. Qua. Che bontà. Peperoncino, un po' piccantino ci piace. Il piccante a me ci fa impazzire. Vado, zaccate. Perché senti musichetta. Papic, sei troppo forte. Fatevi complice da paura. Così, olio extravergine d'oliva, somma riva, amico mio Agostino, olio ligure, ligure, ligure. Poi, vediamo un po' se riusciamo a fare la nostra emulsione. Guardate che spettacolo, che profumo, perché la menta che cosa fa? Rinfresca molto questa salsa di soia. Da, che dà la salinità. Vado, bello, mescolo tutto, faccio bene assorbire questa emulsione al tonno. Bello, che meraviglia. Poi dopo un coppo pasta, la facciamo un po' ordinata, la facciamo un po' più carina, la facciamo un po' più educata, la facciamo, questo che cosa potrebbe essere? Un antipastino? No, un aperitivo. Yes. Ah, assaggiamo un po' se va bene. Un po' di sale. Buono. Buonissimo. Che musica, che robetta. Mario, eccoci. Arriviamo. Anche per te c'è il tonno. Tonno. Non è vero, ancora non è pronto. Non è vero. Poi, cipolla. La tagliamo sottile sottile per dargli un colore, sì. Quindi mi raccomando,
se lo mangiate a casa non vi fidate di niente, a meno che non lo pescate voi il tonno, il tonnetto, e quindi lo viscerate subito appena pescato, e quindi potete mangiarlo anche subito senza batterlo. Poi un po' di cipollina così, vai, simpatico, senza, poi un po' di menta, oh, così, zacchere, 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 poi un peperoncino a rondelle, facciamo una cosetta carina, no? È veloce, però dobbiamo un attimo arricchire, vai, e poi così, vai, e poi buon appetito. Quindi facile, costano poco in questo momento i tonnetti, la devo assaggiare, assaggio, vabbè, magari mi danno segno, assaggio, noi faremo un assaggio, hai ragione. Pezzo di cipolla, ecco, ma allora, dolce, salato, gustoso, acido, di limone, buonissimo. Mangiamolo quando è stagione, mangiamo la roba dei mari nostri, i tonnetti che ci sono adesso. Ciao. Buonissimo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.